Oggi a Sorsi di Benessere vi propongo un succo vivo perché è ricchissimo di vitamine, di minerali, ma è drenante e aiuta anche a riattivare il metabolismo grazie alla moringa. La moringa è chiamata anche moringa perdipeso proprio perché non solo ha proprietà drenanti, quindi aiuta a sgonfiarci, aiuta a perdere liquidi in eccesso, ma anche proprio a riattivare il metabolismo. Noi sappiamo che quando il metabolismo è bloccato è più difficile perdere peso. Ovviamente tutto questo abbinato a un corretto stile di vita, attività fisica. Nulla fa miracoli da solo. Allora, uniamo dell'ananas, anche l'ananas ha proprietà drenanti. Mi raccomando, tenete all'interno del succo anche la parte centrale, proprio quella del gambo, perché è ricchissima di bromelina, è ricchissima di proprietà importanti, proprio che la rendono così benefica per il nostro organismo. Abbiniamo del cetriolo, anche il cetriolo è ricco di minerali ed ha proprietà drenanti, è ricchissimo di acqua, quindi è anche rimineralizzante, idratante per l'organismo. Lasciamo la buccia, la laviamo bene, scegliamo magari dei vegetali non trattati perché anche all'interno della buccia sono contenute tantissime proprietà benefiche. E infine il finocchio, anche il finocchio sappiamo essere diuretico, quindi drenante, aiuta proprio a idratare l'organismo e anche a perdere i liquidi in eccesso. Ecco qua, facciamo partire il nostro estrattore. Se non possedete un estrattore, potete anche utilizzare per esempio un frullatore e magari unirete dell'acqua oligo e minerale in modo tale da rendere il succo un pochino più fluido. Uniamo adesso una fetta di ananas. Ovviamente in base alle dosi potete scegliere anche in base a quante persone siete, diciamo circa un bicchiere a persona. E il finocchio che avrete ben lavato e tagliato a pezzi. Sempre ricordo di scegliere vegetali freschi e possibilmente non trattati. Eccolo qui, il nostro succo è pronto. Guardate che bello, verde, freschissimo. Ovviamente quando fa più caldo possiamo unire anche dei cubetti di ghiaccio per ottenere una bevanda più fresca. Ed ecco qui la polvere di moringa, circa un mezzo cucchiaino, lo mettiamo all'interno del succo, mescoliamo bene e dopodiché è pronto per essere sorseggiato. Fresco, buono e anche benefico.